In Europa il 2018 del tennis si apre a Barletta, giù il sipario sulla 19esima edizione dell'Open Città della di Sfida, importante appuntamento internazionale del settore ospitato sui campi del circolo Ugo Simmen dal 7 al 15 aprile con Main Draw al via il 9 di aprile. A riassumere il concetto e l'entusiasmo alla base dell'evento le parole del direttore tecnico Vincenzo Ormas. Questo è un torneo che è famoso per i grandi giocatori e per il pubblico. È uno dei primi tornei challenger al mondo, nella top 10, sia per qualità organizzativa, per qualità di gioco, per tanti fattori, stampa, media in generale e anche pubblico. Il pubblico è sempre stato uno degli elementi importanti del successo di questo evento, oltre alle aziende che lo supportano, e quindi li ringrazio già da ora perché sono certo che verranno, sappiamo che l'aspettativa è altissima. E speriamo di poter in un certo modo accontentare quelle che sono poi le attese, visto che abbiamo anche rinnovato un po' l'area ospitalità, la piscina un po' riorganizzata, tante aziende che proporranno anche le loro specialità. Confidiamo di poter passare assieme 10 giorni anche divertenti. Evento di qualità attestato dai nomi che vi prenderanno parte nell'entry list ufficializzata dall'ATP. A guidare l'elenco degli iscritti è l'italiano Marco Cecchinato, numero 97 del ranking, seguito dal portoghese Gastão Elias. 5 gli italiani che accedono direttamente al tabellone principale. Oltre a Cecchinato ci sono anche Stefano Travaglia, Alessandro Giannessi, Lorenzo Sonego e Simone Bolelli. Abbiamo degli specialisti della Terra Rossa a livello internazionale, una buona partecipazione dei tennisti italiani, la presenza di Simone Bolelli direttamente iscritto, componente di Coppa Davis, e poi nel giro delle wild card avremo anche qualche sorpresa, una su tutti, l'arrivo di Berrettini che rappresenta il nostro next gen. Credo che sia un valore aggiunto al torneo, un torneo forte, un torneo che sappiamo è sempre stato ad appannaggio dei tennisti stranieri, però oggi abbiamo in Italia la possibilità di affermarci anche in queste competizioni e considerando che siamo già in clima Coppa Davis, probabilmente da Barletta riproporremo quello che per il tennis azzurro significa il traguardo, cioè portare i nostri più giovani talentuosi ai livelli internazionali. Organizzazione e struttura di scala internazionale, come evidenziato dalle parole di Francesco Crescente, presidente del circolo tennis Ugo Simmen. Quest'anno offriamo in più il nuovo nato, l'ultimo nato, abbiamo fatto una zona relax con prate, ulivi, dove peraltro sarà a brevissimo installato il nuovo impianto di padel, uno sport che sta dominando dappertutto, quindi anche noi ci siamo adattati a questa nuova disciplina che tanto va. Durante la presentazione sono stati svelati anche i nomi delle 4 wild card, andranno a Matteo Berrettini, Matteo Donati, Andrea Pellegrino e al ceco Lucas Rosol. Il torneo di Barletta ha un montepremi di 42.500 euro e si giocherà sui campi in terra battuta. Lo start ufficiale sabato 7 aprile con le qualificazioni.